Bentrovati cari colleghi e care colleghe. Abbiamo fatto un percorso insieme, abbiamo dato la notizia dell'aumento della tassa, abbiamo valutato le vostre proposte, abbiamo cercato di rispondere alle vostre domande e abbiamo ascoltato le vostre proteste, qualche volta anche vivaci. Oggi è il momento di fare noi delle proposte affinché, se l'aumento di quota deve esserci, sia il più lieve possibile per gli iscritti. Come si fa? Abbiamo studiato il bilancio e abbiamo rilevato le voci dove si può andare a limare qualcosa. Ve le elenco velocemente. Abbiamo pensato di dimezzare i rimborsi spese per la Federazione Nazionale dei PASVI, cioè quei rimborsi che vengono dati ai consiglieri che vanno in Federazione Nazionale e partecipano ai consigli nazionali. Di dimezzare le voci di rimborso spese dei consiglieri, in quanto i consiglieri si sono ridotti da 15 a 9 in un anno. Questo, devo dare atto, non è una nostra pensata, ma è la ex tesoriera Laura Fin che propose già all'epoca la cosa. Poi vorremmo togliere il servizio di Equitalia per la riscossione delle quote e rincamerarlo come attività interna del collegio. Questa attività è onerosa per il collegio e si potrebbe tranquillamente rincamerarla visti i possibili cambiamenti futuri. Per quanto riguarda le consulenze informatiche, anche qui limeremo una parte dei soldi messi in bilancio per questa quota e vorremmo semplicemente far osservare quello che è il preventivo depositato in collegio per questa voce di consulenza esterna. Per quanto riguarda la formazione professionale, abbiamo pensato, vista la scarsa attività formativa che è stata fatta in quest'anno a carico del Collegio PASVI di Pordenone e che la maggior parte della formazione fatta, che ha inciso sul bilancio, è legata alla formazione fatta dal Coordinamento regionale PASVI, che quindi ha ricevuto buona parte dei soldi come sovvenzionamento dalla Federazione Nazionale PASVI, di ridurla di circa il 50%. Per quest'anno di svuotare la voce per la ricerca, in quanto non si sono presentati molti lavori e in un periodo di crisi avviene a stringere un po' ovunque. Per quanto riguarda la promozione dell'immagine, anche lì ridurremo la quota presente attualmente nel bilancio perché riteniamo che sia possibile promuovere l'immagine dell'infermiere anche tramite piattaforme gratuite presenti. Infine, svuoteremo la voce commissioni studi e per quest'anno toglieremo l'accantonamento per le quote spese future come immobili e impianti. Infine, vorremmo anche che avvenisse una piccola rivoluzione da Infermieri 2.0 in questo senso, ovvero che tutta la cancelleria stampati venisse ridotta il più possibile. Tramite che cosa? Tramite l'utilizzo massivo della posta elettronica certificata. Molti colleghi ce l'hanno, io per primo, eppure riceviamo tutti quanti la lettera affrancata. Questo ha un costo ed incide anche questo nel bilancio. Bene, tutte queste voci complessivamente quanto riducono il bilancio secondo i nostri calcoli? Secondo i nostri calcoli potrebbero ridurre il bilancio di circa 30.000 euro. 30.000 euro di bilancio in meno andrebbero a richiedere agli iscritti molti euro in meno di aumento della tassa sicuramente. Bene, fatto questo discorso, vi lascio qua sopra le informazioni nel video un post dove diamo voce per voce il bilancio, quanto toglieremo, quanto metteremo nello specifico e il perché. Ma soprattutto vi invito a partecipare all'assemblea degli iscritti per dire la vostra, perché altrimenti tutto questo lavoro risulterà utile culturalmente, ma scarsamente utile per proporre un cambiamento all'interno dei collegi padri. Augurandovi buona assistenza, vi saluto e ci vediamo al prossimo video.